Finalmente è venerdì e quindi buon weekend a tutti. Proprio perché venerdì è appena trascorsa una settimana intensa, oberata di impegni, ma anche calda, difficile da smaltire a livello fisico, oggi un video relax e ho pensato di parlarvi di alcuni prodotti della mia skincare con SPF. Sono prodotti che utilizzo per la mia skincare quotidiana che partono da un SPF 30 fino ad arrivare ad un 50+. Parto dal menzionarvi questo balsamo labbra della Lip Smacker Kiss Therapy, non vedevo, gusto strawberry con SPF 30. È molto pucciosa la confezione perché ricorda delle pillole, sembra quasi una pillola di un cartone animato. Una profumazione di fragola meravigliosa. Questo è stato un acquisto intelligente. Lo avevo comprato da Tigotà o Iper Soap, perché da me c'è Iper Soap, purtroppo non c'è acqua e sapone. L'avevo preso proprio perché mi aveva attirato l'SPF 30 e devo dire che è stato un acquisto previdente, lungimirante, perché pur avendo girato spesso nelle varie saponerie qui vicino a me, non lo sto trovando. Quindi, se gentilmente, come sempre, mi aiutate e mi suggerite dove posso recuperarlo, ve ne sarei veramente grata, perché nella mia zona ho serie difficoltà a trovarlo e non capisco perché, vista la presenza di un SPF 30 che permette a questo balsamo non solo di idratare, nutrire e proteggere le labbra, con questa pellicola, con questo film trasparente, molto molto piacevole. Come vedete è trasparente e si presta benissimo ad essere utilizzato proprio come step precedente all'applicazione di rossetti o comunque di tinte labbra. Io ne ho fatto talmente uso e consumo che sono arrivata quasi alla fine. Non so se riuscirà a coprirmi anche il periodo di agosto, però è un prodotto veramente ottimo. È un lip balm, quindi può essere utilizzato sia da chi non ama indossare il rossetto, soprattutto nel periodo estivo, sia da chi sta perennemente, quotidianamente in spiaggia, in vacanza, e quindi non ha necessità di mettersi rossetti o tinte labbra, e quindi si idrata le labbra solo con questo lip balm, che ovviamente ha una notevole protezione. A differenza di altri stick solari labbra, perché ce ne sono, questo è comunque piacevolissimo perché mantiene quel gusto fragola che lo rende gourmand, accattivante, piacevole da stendere, è molto trasparente, vi ripeto, si assorbe immediatamente, non lascia quella patina antipatica che molti balsami labbra o stick solari rilasciano. Avete presente la striscia odiosissima, netta, che si crea nel momento in cui voi parlate, che è odiosa e che purtroppo ho riscontrato nel nuovo labello stick, non quello in fucsia ma in quello color carne. Terribile, un'esperienza terribile della serie dobbiamo girare con lo specchietto per verificare che non si crei questa cosa bruttissima, questa patina antiestetica, oppure sperimentare in casa. Questo vi assicuro non vi lascia questo antiestetico e sconveniente difettuccio. Un altro prodotto che sto utilizzando nella mia morning routine è questo fluido multiprotezione della Kiko, che è attualmente in sconto, quindi ve ne parlo per darvi la possibilità di acquistarlo a 7,95 €, l'ho visto in questi giorni da Kiko. È un fluido viso idratante ultra leggero per utilizzo quotidiano
con SPF 30, ha un'alta protezione perché vi protegge dai raggi UVB e UVA. Ho visto che Rossella, a cui mando un bacio enorme, di Logico Bio lo ha acquistato proprio perché lei cercava un prodotto che unisse non solo l'idratazione di una base viso, ma anche una alta protezione senza rilasciare quell'antipatico odore tipico del solare. Sono sempre ben accetti i consigli che arrivano da casa, quindi voi sentitevi libere di scrivere giù nei commenti tutti i sieri con cui vi trovate veramente bene e che abbiano all'interno una profumazione gradevole che vi permetta di proteggervi in città, in ufficio, durante le vostre commissioni giornaliere senza rilasciarvi quella profumazione del solare. È sempre difficile trovare, anche se ultimamente molti brand stanno lavorando su questo, è difficile trovare dei sieri viso con SPF 30 o 50 che siano gradevoli, piacevoli e con profumazioni delicate. Questo appartenente a L'Ocean Feel è lattiginosa come texture, ve l'ho fatta già vedere. Vedete? Si stende in un attimo, vi idrata, vi dà uniformità all'incarnato, vi protegge senza rilasciare quella sensazione pesante di profumazione solare che si accentua soprattutto quando iniziate ad accaldarvi, soprattutto in queste giornate difficili da gestire, no? A livello anche di pelle, dove tutto ci dà fastidio. Anche una crema viso, un fluido viso ottimale, leggero, fa la differenza, e io con questo mi sto trovando molto bene. Io l'avevo preso proprio nella collezione, io l'avevo preso appena uscita nella collezione della Ocean Feel, felicissima di averlo utilizzato fino adesso. Vi parlo adesso di un prodotto comprato grazie alle promo in farmacia qualche mese fa. Se riesco vi recupero il video e ve lo metto in scheda. È questo fluido protezione energizzante anti-age a livello globale. Qui c'è un purpurì di protezione, addirittura un'alta protezione con SPF 50+. Questo filtro ha una protezione anti-rughe, anti-rilassamento, anti-macchie, energizza la pelle perché ha la funzione di catturare i radicali liberi e di trasformarli in taurina, che sapete è uno stimolante, uno energizzante. Insomma, non sono un chimico, non sono uno specialista del settore, quindi non mi chiedete altro. Ha un sistema filtrante ad ampio spettro, questo concentrato di protaurina, acido ialuronico, poi ha la peptide, attivatore di abbronzatura, e mi piace tantissimo perché ha una consistenza, ora ve la faccio vedere, lattiginosa, ma nel momento in cui voi la stendete vi illumina, ha un che di luminoso all'interno, di illuminante, che vi rilascia proprio una pelle radiosa, ha una notevole profumazione, una notevole radiosità. Io con questo prodotto, a parte che non ho un gran rapporto con il fondotinta, poi soprattutto visto il caldo è insopportabile pensare anche ad una BB cream o d'altro, io al mattino mi detergo il viso, mi do il mio tonico e poi passo a questo fluido. Mi idrata, mi illumina, mi protegge e mi regala
proprio quella radiosità, come se fossi abbronzata, come se avessi una leggera doratura, le prime dorature, no? Delle prime esposizioni al mare. Quindi un prodotto fantastico che mi sembra ora di nuovo in sconto, visto i saldi, e ve lo straconsiglio. Ve lo consiglio perché oltre al fluido l'Iraq ha proposto anche questo stick che, come vedete, ha questa texture quasi illuminante. È uno stick, non so se si vede, vedete, è praticamente trasparente, ma nella trasparenza nasconde una base illuminante. Quindi io, dopo aver deterso il viso, mi do comunque la mia crema contorno occhi e poi vado a proprio fare, no, il cerchio tipo panda intorno ai miei occhi. Questo stick ha un SPF 50, mi illumina la zona delle occhiaie come quando prendete il primo sole, e il sole mitiga anche il blu, l'infossamento delle occhiaie. È un solare protettivo contorno occhi, anti-età, macchie, rughe, ha questo sistema filtrante ad ampio spettro, un'alta protezione, acido ialuronico e protaurina. Io mi sto trovando veramente, veramente molto bene con questi prodotti. Mi ripeto nel dire che proteggersi è importante. Io sto utilizzando questi prodotti nella mia morning routine quotidiana, quindi vita da ufficio, casa, supermercati. Prodotti con la doppia funzione di idratazione e di protezione, che abbiano appunto una gradevole profumazione e che non rilascino quella sensazione appunto di solare pesante. Sta arrivando l'ambulanza e io quindi vi saluto, attendo veramente i vostri suggerimenti, fatemi sapere con quali prodotti voi vi trovate bene e con cui affrontate queste calde giornate estive. Io vi auguro veramente un buon weekend sereno e rigenerante. Un grande bacio a tutte, noi ci vediamo presto. Ciao!